Benissimo, buonasera a tutti quanti, siamo qua presso la palestra Aldo Moro di Saronno, la casa dell'amo sportiva di calcio a 5. Abbiamo il piacere e l'onore di ospitare la rappresentativa lombarda. Le selezioni di quest'anno sono gestite dal mister Paolo Cecchi e appunto questa sera abbiamo la seconda serata di selezione e qui tra noi abbiamo subito due ragazzi che parteciperanno a questa serata, a cui vogliamo subito fare qualche domanda per capire anche un po' il loro stato, le loro emozioni su questa cosa qua. Partiamo dal nostro ragazzo di casa, da Giorgio, società Amo Sportiva, seconda esperienza peraltro, lui era già stato l'anno scorso, aveva partecipato a quasi tutta la selezione per poter accedere al torneo delle regioni che quest'anno si svolgerà in Friuli. Speriamo appunto che questa volta Giorgio abbia l'opportunità di arrivare fino in fondo, glielo auguriamo di cuore tutti. Sentiamo un po' appunto da lui qual è la sua impressione di questa nuova avventura che sta facendo. Ma sicuramente è un'avventura interessante dove soprattutto, cioè, oltre che il torneo delle regioni è un grande torneo importante dove ci sono tutte le regioni e i ragazzi più forti d'Italia, è un'esperienza che ti fa crescere perché il mister è molto preparato, gli allenamenti sono molto duri ma comunque importanti per la crescita di noi giovani, perché diciamo siamo tutti qua giovani tra il 95 e il 94 nella categoria juniores e niente, vogliamo imparare a arrivare più in fondo possibile. Ok, con noi c'è anche Luigi del Cardano, anche a lui vogliamo rivolgere la stessa domanda: qual è l'impressione, qual è l'emozione che stai vivendo in questo momento grazie a questa convocazione che sicuramente è una cosa molto importante? Sicuramente è molto importante, ho molta ansia prima di entrare in campo, sono sincero, per me è la prima volta a giocare tra i migliori della Lombardia e spero di fare tutto il possibile per entrare a far parte di questa squadra. Dicevamo che è la seconda serata che si svolge qui a Saronno ed è la seconda anche sera in cui praticamente ci sarà questo allenamento. Sostanzialmente questa sera che cosa vi aspettate dall'allenamento che andrete a fare? Cominciamo da Giorgio. Ma sicuramente è un allenamento duro dove dobbiamo dare il massimo e poi vabbè, le scelte le farà il mister, però sicuramente siamo qua 20 circa ragazzi, tutti, cioè se siamo arrivati qua è perché c'è un motivo, poi il mister vedrà di fare le sue scelte per la formazione che andrà al torneo, noi cerchiamo sempre di dare il massimo. Idem. Capisco anche l'emozione dei ragazzi, ci mancherebbe, è una soddisfazione grande, credo che se la meritano perché tutti i vari sacrifici che fanno durante la stagione in cui si allenano con continuità, con serietà, anche alla fine questa è una soddisfazione grande e credo anche, e parlo in questo caso proprio da responsabile dell'amo sportivo e calcio a 5, che è una grande soddisfazione anche per le società, perché l'obiettivo delle società deve essere quello di far sì che i ragazzi fondamentalmente proprio arrivino ad avere le maggiori soddisfazioni. Chiudo facendo un'ultima domanda a Luigi e a Giorgio, che cosa sapete sostanzialmente, che cosa avete visto di quello che è stato il torneo delle regioni dello scorso anno dove noi abbiamo vinto, noi lombardi abbiamo vinto, quindi abbiamo una sicuramente da difendere un titolo, non sarà facile, sarà molto difficile, però sicuramente abbiamo questa grande consapevolezza di comunque poter allestire una buona squadra anche quest'anno. Cominciamo da Luigi. Tu hai visto qualcosa rispetto a quello che è stato il torneo delle regioni dello scorso anno? Sì, ho visto la finale Lombardia-Veneto, una bellissima partita sotto tutti i piani che sicuramente il livello era molto alto, io ho visto un po' di partite e devo dire che i ragazzi che c'erano erano davvero forti. E chiudo solamente appunto dicendo che auspico davvero che questa sia una grande soddisfazione, un momento importante per tutti i ragazzi che ci sono qui questa sera e che ci saranno in queste giornate di selezione. E sono anche convinto che seppure voi avete visto qualcosa che vi pare così tanto lontano, ma non è così tanto lontano, perché se siete qua ve lo meritate, siete allo stesso livello degli altri. Per cui complimenti e mettetecela tutta per far bene. Grazie.
Bene, siamo qua ora con il mister Paolo Cecchi, selezionatore della rappresentativa lombarda di calcio 5 per la categoria juniores. La prima domanda che vi voglio fare, dopo aver fatto ovviamente i complimenti di rito per questo incarico che ha e che si merita completamente per tutta la sua storia e quello che ha fatto anche negli anni precedenti. La domanda proprio si rifà a quello che è stato il tuo trascorso dello scorso anno. Praticamente hai vissuto questa esperienza con la categoria allievi, adesso passi a fare la juniores. Che cosa ti aspetti come differenza su queste due categorie? Ma innanzitutto buonasera a tutti. Sicuramente le categorie sono diverse, anche perché gli allievi in Lombardia purtroppo non c'è un gran movimento nel calcio a 5 ancora, quindi c'è un campionato con poche squadre, quindi pochi giocatori, mentre invece a livello juniores ci sono tanti giocatori, quindi le selezioni saranno molto più complicate, tra virgolette, nel senso che bisogna vedere molti più giocatori, molte più partite, e si spera anche che ci sia un livello maggiore, tant'è che l'anno scorso la Lombardia ha vinto anche il torneo delle regioni, quindi è campione d'Italia. E proprio da questo infatti parto dicendoti che sicuramente ti aspetta un compito molto impegnativo, perché noi dobbiamo difendere un titolo praticamente, quindi questo sicuramente sarà particolarmente duro. Però io sono convinto, da quello che ho avuto a vedere perlomeno nel corso della stagione e anche dalla prima selezione che hai fatto la scorsa settimana, che sicuramente abbiamo un parco ragazzi che può consentirci di portarci ad una buona squadra e quindi potercela giocare sicuramente. Ma certo, già la prima selezione si sono visti dei giocatori molto validi. Adesso penso che con questa selezione di oggi e poi forse un'altra riuscirà a creare un gruppo di quei 15 giocatori che porterò avanti fino a poi sceglierne 12 per andare al torneo in Friuli. Chiaro, l'anno scorso si è fatto un campionato stupendo, nel senso che sono vinte tutte le partite, si è diventati campioni d'Italia, partendo probabilmente da outsider. Quest'anno ovviamente tutti ci aspetteranno al varco, anche perché essendo campioni in carica vorranno tutti fare bella figura contro di noi. I presupposti per fare bene ovviamente ci sono, cercheremo di difendere il titolo con i denti, pur sapendo che ripetersi è sempre più difficile probabilmente che vincere la prima volta, però noi ovviamente andiamo là per fare del nostro meglio e per tenere alti i colori della Lombardia. Ecco, l'altra domanda invece è squisitamente, se vogliamo, organizzativa. Che come intendi impostare il tuo lavoro in termini di tempi, più praticamente da qua al torneo? Ma l'idea è quella di cercare, come dicevo prima, di fare ancora 1-2 allenamenti di selezione, poi partire con gli allenamenti veri e propri, dove si cercherà di dare un volto alla squadra, e poi ovviamente inserirci dentro 2-3 amichevoli a seconda del tempo che ci resterà a disposizione, per capire e testare un attimino i giocatori anche in una partita, diciamo, vera, ufficiale. L'ultima domanda, andiamo ovviamente in bocca al lupo per tutto il lavoro che vai ad affrontare, è proprio, capisco la difficoltà in questo momento di poter dare anche una risposta concreta, ma hai già in mente qualche ragazzo, senza far nomi ovviamente, perché non credo che sia corretto in questo momento farlo, però hai già in mente qualche ragazzo su cui poter puntare in maniera particolare? Ma ovviamente partiamo anche da una base di giocatori che c'era già l'anno scorso, che quindi è campione d'Italia, che comunque hanno confermato anche durante la stagione scorsa, inizio di quest'anno, di poterci stare. Quindi già loro è un punto di partenza, mentre invece l'anno scorso, quando si era partiti col mister Lemma, che avevo seguito nei primi allenamenti di selezione, si era partiti praticamente da zero e c'erano tantissimi ragazzi da vedere, è stato forse un pochino più complesso. Quest'anno è sempre comunque complesso perché ci sono tanti giocatori nuovi, però già c'è un minimo di base su cui partire. Ok, ringraziamo tantissimo Paolo e ribadisco non solo l'affetto che tutti noi abbiamo, ma anche proprio il grande sostegno nel lavoro che va a fare, e un grandissimo in bocca al lupo per poi quello che sarà il torneo delle regioni. Grazie a tutti e ovviamente crepi, sperando sempre di fare il meglio e di portare a casa qualcosa anche quest'anno da questo torneo delle regioni. Perfetto, allora siamo sempre qua alla Palestra Aldo Moro di Saronno, seconda serata di selezione rappresentativa juniores lombarda, e qui con noi c'è praticamente il nostro più importante referente lombardo per quanto riguarda proprio il coinvolgimento dei mass media
quindi il portare fondamentalmente il messaggio che il calcio a 5 vuole portare in tutta la Lombardia, Ivan Cortinovis. La prima domanda che gli voglio fare è proprio quella: da dove nasce questa passione per il calcio a 5 e quindi che cosa ti spinge a fare questo, tutto questo che stai facendo? Passione nata 15 anni fa e pian piano, conoscendo tutte le persone, i giocatori, grandi o ragazzi, mi è venuta questa passione e voglia di continuare a diffondere questo sport, che spero che prenda sempre più piede. E niente, faccio il più possibile per essere presente su tutti i campi, con tutti i campionati lombardi, anche la Serie A, 2 a 1 e le cose principali, ma comunque dando spazio molto anche ai settori giovanili come questa sera, dove siamo qua appunto per la seconda serata di selezioni per la rappresentativa lombarda. Cercheremo di dare più risalto possibile a questi ragazzi. Benissimo, infatti la seconda domanda è proprio questa, cioè che cosa ti aspetti? Tu che le hai già vissute, hai vissuto anche appunto le rappresentative lombarde precedenti, da questa esperienza di quest'anno? Visto la fortunata finale dell'anno scorso, dove la Lombardia comunque ha vinto il titolo nazionale, ovviamente la mia speranza è di tornare a fare la finale il 19 di aprile. Auguro a questa squadra di fare il massimo, di avere il meglio, perché comunque è una soddisfazione enorme, impressionante anche per i ragazzi, è un ricordo indelebile. Bene, ringrazio tantissimo Ivan e non solo gli faccio i complimenti, perché questo arriva non solo da me ma dalla società, ma da tutti quelli che amano il calcio a 5, ma soprattutto veramente lo invito a continuare nel lavoro che sta facendo, che è fantastico a dir poco, perché tutti i ragazzi gli vogliono bene anche solamente guardandolo in faccia, quindi questa è una cosa importantissima. Grazie Giordano, ci vediamo alle prossime partite, comunque cercherò di essere sempre presente con voi e con tutte le squadre. Sono Ivan Cortinovis di futsalworld.it, siamo qua a Saronno per la seconda serata di selezioni per la nuova rappresentativa regionale lombarda 2014. È qua con noi Simone Cavadini, attualmente campione d'Italia, ha vinto l'anno scorso con la Lombardia appunto. Anche quest'anno è tra i selezionabili, vediamo, chiediamogli un commento su quello che si aspetta da questa nuova esperienza e ci dice qualcosa anche sull'esperienza dello scorso anno. Va bene. Quest'anno è comunque sempre un'avventura e l'obiettivo è quello di cercare di riconfermarsi e di riconfermare quello che abbiamo ottenuto l'anno scorso in Sardegna. L'anno scorso è stata una grande sorpresa anche per noi, che comunque ci abbiamo creduto dall'inizio. E quest'anno sarà difficile riconfermarsi, anche perché le altre regioni, venendo a giocare contro la Lombardia, essendo noi campioni d'Italia in carica, metteranno tutto e noi dovremo essere bravi a mettere ancora di più, come siamo riusciti a fare l'anno scorso. Grazie mille Simone, in bocca al lupo a te e ai tuoi compagni di squadra, ci vediamo sui campi per le partite del torneo delle regioni che sarà fatto ad aprile tra il 13 e il 19 in Friuli Venezia Giulia. Un saluto a tutti e un grazie a Piero da Saronno.